Buongiorno. Mi scuso perché non sono tra voi, se non in questo modo fittizio, un po' surreale, ma sono a Burgos, dove mi stanno dando una laurea d'onore. Sapete perché? Il ricordo di Jorge da Burgos, che era un personaggio del Nome della Rosa. Quindi, come vedete, comunque la meta, sono sempre prigioniero dei miei libri. E oggi di nuovo, perché sono a presentare questa storia delle terre leggendarie che si inserisce in quella serie che è iniziata con la storia della bellezza, storia della bruttezza, vertigine della lista, e che forse continuerà, perché mi diverto un mondo a fare questi libri illustrati, e che questa volta tratta delle terre inesistenti. Ebbene, la storia delle terre leggendarie è la storia di infiniti errori che sono stati commessi. Di alcuni il libro parlerà, ed è anche la storia di una tenera credulità dei nostri simili.